Buongiorno, vi do il benvenuto, io sono Maurizio Corrado, sono architetto e faccio parte del Promoverde. E do il benvenuto a questo convegno che cerca di mettere insieme il mondo del verde con quello della viabilità, della strada. Abbiamo chiamato un po' il mondo del verde incontra le autostrade e tutto quello che c'è dietro, quindi anche costruttori di automobili. E perché questa cosa? Ormai da diversi anni si è capito che una delle soluzioni più efficaci ai problemi che sono posti dalla cultura ecologica, in particolare l'inquinamento, è di ieri la notizia che per esempio a Milano sono tutti a piedi, no? Se a Milano avessero avuto le macchine elettriche probabilmente sarebbero tutti anche serenamente in giro per la città. Quindi non è un problema, come dire, teorico, è un problema estremamente pratico. Una delle soluzioni più efficaci per abbattere le polveri sottili, l'inquinamento e tante altre cose è l'uso del verde, quello che noi architetti chiamiamo verde e che fa parte di una filiera produttiva precisa che fa parte del front, come dire, all'interno di questa filiera c'è il florovivaismo, c'è il verde tecnico che ultimamente sta diventando estremamente importante. Il verde tecnico si intende essenzialmente quello che dei sistemi che coltivano le piante fuori suolo e se li possono far avere sul tetto, sulle facciate, se li possono far avere in città senza andare a rubare spazio all'operatività e all'abitare. Io questa mattina abbiamo degli ospiti importanti, passo subito la parola a uno di loro, è il dottor Andrea Bernardinis, De Bernardis, è un cognome che non riesco bene a pronunciare, della